Mi chiamo Carlo Salvatore Di Nuccio e forse qualcuno mi conosce già per la mia attività lavorativa. Incontro infatti decine di pazienti quotidianamente in vari ambiti, dall'ospedale agli ambulatori del territorio, lavorando in qualità di otorinolaringoiatra presso la ASL 4 di Prato. Per molti però sono senz'altro un perfetto sconosciuto e pertanto la realizzazione di un breve video che possa farmi conoscere ed avvicinarmi un po' a voi mi è sembrata una buona opportunità. Certo, raccontare in maniera sintetica di sé non è cosa semplice. Sono sardo di nascita, ho vissuto per diversi anni in Campania, per un breve periodo in Piemonte e da più di 10 anni sono ormai trasferito in Toscana vivendo con la famiglia a Prato. La mia vita per grandi linee potrei dividerla in 3 tappe, il periodo dell'infanzia e adolescenza, il periodo universitario e il periodo lavorativo. Nel periodo dell'infanzia e adolescenza il riferimento familiare è stato senz'altro il punto cardine della mia vita. I miei genitori, che hanno insegnato per oltre 40 anni, sono a dire il vero stati per me degli insegnanti di vita, trasmettendomi dei valori quali quelli dell'onestà, della serietà nell'impegno quotidiano, l'amore per lo studio, il rispetto per il prossimo. E per quanto concerne invece l'esperienza universitaria, questa ha rappresentato un periodo formativo decisamente importante, non solo dal punto di vista culturale e professionale, ma anche di scelta sociale e politica. Frequentavo infatti la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e vivevo per l'appunto a Napoli nella condizione di fuorisede, cioè condividevo appartamenti insieme ad altri studenti. Proprio questa condizione mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, di scambiare idee, informazioni, confrontarmi su vari temi e criticità che erano prevalentemente di pertinenza dell'ambiente universitario. Inserito questo per l'appunto in un contesto cittadino tra i più difficili d'Italia e forse d'Europa. Pertanto nacque spontaneo l'impegno politico per i diritti studenteschi, il diritto ad avere una casa dello studente che erano da decenni in costruzione, il diritto ad una mensa universitaria degna di tale nome, il diritto ad una biblioteca per un tempo che fosse aperta per un tempo sufficiente. E questo impegno si concretizzò nella creazione di un collettivo che era comunque un collettivo fuori dagli schemi e dai giochi di partito, ma puntava solo alla conquista di diritti inderogabili degli studenti, e collettivo che ci portò poi ad entrare a un gruppo di noi sia in consiglio di facoltà che in consiglio di corso di laurea. Devo dire che quell'esperienza mi convinse sempre di più della necessità che l'impegno sociale è inderogabile, pertanto ognuno di noi è chiamato ad un impegno quotidiano, ciascuno diciamo nel rispetto del proprio ambito d'azione. Infine il periodo lavorativo, come peraltro poi tutta la mia vita, è stato molto vario ed eterogeneo. Ho lavorato infatti in vari ambiti, sia per quanto riguarda l'emergenza-urgenza, sia nell'ambito della medicina generale. Ho conosciuto, diciamo, la realtà carceraria e sono approdato alla specialistica ambulatoriale. Quindi tutto ciò mi ha fatto conoscere differenti realtà sanitarie e diverse problematiche e criticità che ad esse erano collegate, arricchendomi così nell'esperienza della relazione e nella capacità anche di riconoscere i bisogni degli altri. Diciamo, la mia concezione di medicina rientra nel solco delle cosiddette medical humanities, cioè sono in effetti sempre più convinto che il rapporto empatico con il paziente già di per sé è una cura, e che bisognerà sempre più parlare della persona e non della malattia, considerare cioè il paziente nella sua globalità. Oggi si parla tanto del concetto di olismo, cercando di dare una umanizzazione alla cosiddetta ars medica.
Diciamo, fino adesso ho parlato, diciamo, questa è la mia autobiografia, ho parlato di me. Ora, volevo, semplicemente, dire due parole sul perché della mia candidatura nel Movimento 5 Stelle. Diciamo, al di là della personale vocazione all'impegno civile, la mia lontananza dalla militanza politica e dagli schemi di partito deve essere ricercata nell'avversione per tutto ciò che è politico e che è politichese, nella forma che in realtà abbiamo vissuto in questi ultimi decenni. Pertanto, conoscere il movimento ha riacceso in me la speranza che ci possano essere ancora delle persone il cui unico obiettivo è il bene della collettività, l'unico obiettivo è l'onestà intellettuale, l'impegno sociale, al di fuori del teatrino della politica. Bisogna puntare alla riscoperta della meritocrazia, senza se e senza ma, ad ogni costo, fuori da qualsiasi clientelismo, ricercare la legalità. E proprio per tale motivazione, nel 2009 mi candidai alle amministrative ed oggi dichiaro la mia disponibilità per le primarie, perché reputo quello del Movimento 5 Stelle un vento nuovo, un'opportunità non più differibile per l'Italia. Più che un sogno, la mia è una certezza. Sono infatti fermamente convinto che la futura consultazione elettorale scardinerà l'attuale parcellizzazione della politica. Resteranno in campo le forze giovani, resteranno in campo le forze nuove, quelle più fattive del paese, tra cui una parte rilevante sarà senz'altro quella del nostro Movimento. Pertanto, al di là dei singoli che poi fisicamente giungeranno, andranno in Parlamento, saranno i programmi e le idee ad essere vincenti, anche se dovremo essere saldi e risoluti per affrontare e superare le difficoltà che inevitabilmente insorgeranno. Concludo mutuando una famosa frase di Bob Dylan che ha per me avuto un significato profondo nel corso della mia vita: che tu possa avere forti fondamenta quando spireranno i venti dei cambiamenti. Cordialmente, Dinuccio.